Come sappiamo ci sono nuove introduzioni da parte dell'Europa di altre farine e soprattutto altre polveri. Noi non facciamo battaglie di retroguardia, ma abbiamo a cuore la difesa dei nostri prodotti e soprattutto in questo caso la difesa del pane, perché il pane è amore, il pane è terra, il pane è la nostra identità, il pane è la nostra cultura. Quindi parte oggi una grande campagna e competizione popolare che coinvolge tutti, cittadini, produttori, consumatori, quindi libertà totale, ma è il caso di dirlo, pane al pane. La petizione porta la sua firma, nel concreto come si svilupperà? Sono la prima firmataria insieme agli amici panettieri. Ci tengo a sottolineare orgogliosamente che i miei nonni fossanesi erano panettieri ed è stata panettiera la mia mamma finché non si è sposata. E quindi con questo gruppo di amici abbiamo deciso di lanciare questa petizione che verrà firmata da tutti coloro che credono di voler preservare questo tipo di alimento con gli ingredienti naturali. Quindi è per questo che abbiamo chiamato pane al pane. No a battaglie di retroguardie, ma una tutela del nostro patrimonio immateriale come il pane.